fuori. È il titolo del suo intervento, non è? Grazie, avevo dimenticato il titolo dell'intervento di cui avevamo parlato tanto tempo fa ed era nato dalla situazione di partenza e dalla situazione di arrivo. La situazione di partenza era il trovarsi confinati dentro le prigioni di casa, dentro le prigioni della proibizione di vedere l'altro, ma soprattutto dentro quelle prigioni di separazione che stavamo accettando e stavamo interiorizzando, o meglio, che le restrizioni, l'emergenza la cui gravità abbiamo preso proprio come motivo per titolare questo convegno, l'emergenza come fuga dal diritto, fuga da se stessi, fuga dalla coscienza, fuga dall'umanità, stava diventando e sta diventando la prigione ideologica in cui racchiudere la politica e racchiudere ogni risposta possibile. E rispetto a questa emergenza che ci chiudeva dentro, avevamo detto in qualche modo tutti fuori. Quel tutti fuori era fuori da queste galere, fuori da queste prigioni, ma non è fuori per fuggire. Credo che tutti noi abbiamo sentito e ci troviamo insieme per questo, ci troviamo a condividere profondamente la forza delle parole che ci scambiamo e delle esperienze che ci scambiamo, perché tutti noi abbiamo sentito profondamente, viviamo il fatto che nessuno di noi da solo ha la possibilità di trovare una via di fuga da questo momento che l'umanità, di crisi che l'umanità sta vivendo, e che non sarebbe neanche auspicabile che vi fosse una tale via di fuga. Credo che, per quanto tutti noi vorremmo avere un'isola dove rifugiarci adesso, e tuttavia tutti noi sapremmo che nel profondo di noi, come ha detto Giuliani, ci vergogneremmo a fuggire in quell'isola. Forse ci manderemmo i nostri figli, i nostri genitori, ma forse vorremmo che i nostri figli e i nostri genitori ci rispondessero: no, non vado, questa è l'isola, e c'è, è qui. E quello che abbiamo tentato con questo tutti fuori è portare queste isole collegate uno all'altro, questo arcipelago che siamo, unito e non diviso dal mare, portarlo di fronte a tutto ciò che rappresentava il potere che apparentemente ci si oppone, a cui apparentemente ci opponiamo, perché in realtà è stato ben detto che ci rispecchiamo a vicenda, che siamo tanti piccoli capitalisti contro apparentemente un grande capitale o un grande capitalista, e che interiorizziamo inevitabilmente ciò che stiamo combattendo, e che quindi non è che abbiamo un problema, siamo un problema tanto quanto siamo la soluzione, e quindi occorre metterci profondamente in questione, in difficoltà, in relazione. Abbandonare tante certezze, non tutte, non si possono abbandonare tutte, quindi bisogna accettare, credo, che ciascuno di noi, qualcuno ha detto a tanti altri, per fortuna che ci sei tu, per fortuna che ci sei tu, io l'ho detto a tanti, ma da tutti quelli a cui l'ho detto ho scoperto che tutti loro sentivano: ma io veramente non sto facendo abbastanza, io veramente non sto facendo nulla,
io ancora non faccio nulla. E siamo insieme, perché tutti noi sentiamo di essere insieme in questo. Qualcuno crede di fare poco, non è poco. Quel che è vero è che potrebbe ancora non essere abbastanza, dobbiamo chiederci un pochino di più. A volte è poco solo perché non è abbastanza, e quell'abbastanza è: vorrei fare tantissimo, ma non possiamo. Non è vero, non è vero, non possiamo. Non possiamo fare un salto, volare, ma tutti noi possiamo fare un po' di più. E la non violenza è anzitutto un elemento di verità con se stessi, un riconoscere in se stessi che si è parte di ciò che si sta, parte dell'organismo che sta tentando di guarire, e che occorre fare quel poco che è la propria parte. Quando ci mettiamo di fronte, ecco, quando diciamo no al lavoro, no, io questa cosa non la faccio, è quello che possiamo fare, lo possiamo fare. Non tutti possono dire tutti i no più grandi, ma alcuni no lo possiamo dire tutti, e alcuni sì li possiamo dire tutti. Alcuni sì possono essere partecipo, aiuto, vengo qui, ospito qualcuno, compro un libro. Quello è importante, non è poco, non è poco, è uno scambio importante. Non è perché alcuni di noi l'hanno scritto, è perché alcuni di noi sono in parte lì dentro e possiamo scambiare qualche cosa, ed è un aiuto per portare avanti questa lotta insieme. E quando siamo di fronte, ad esempio, alle istituzioni, nudi come siamo, nel senso vestiti della nostra pura umanità che incarniamo, perché si è detto perché siamo fatti così come esseri umani, guardiamo le cose, riusciamo a guardarle da due parti, c'è una non violenza come mezzo, una non violenza come fine. Chiaramente sentiamo che la cosa più nobile è la non violenza come fine, come finalità, ma sempre la incontriamo come un mezzo per raggiungere quel fine che essa stessa è. E quindi abbiamo visto come è stato posto giustamente il problema: dobbiamo prendere nella sua totalità la non violenza in qualche modo come un orizzonte di un cammino e di un percorso che non è mai dato completamente, e che è necessario, si dà come un sentiero nel deserto. Tu dici: nel deserto non ci sono strade, ma forse sono lì sotto a quella sabbia. Mentre cammini le fai, sei tu. Ecco, nel momento in cui si è detto che, e si è posto una domanda: come è possibile nell'era dell'emergenza e delle emergenze e della guerra, come è possibile ricorrere alla non violenza? La non violenza sembra avere un senso laddove c'è un diritto a cui ricorrere, c'è un qualche modo una possibilità di negare il relativismo e di dire: sì, questa cosa è giusta, sì, qui c'è il mio sì, proviene dalla mia coscienza che è anche la tua, io sento che è anche la tua. Kantianamente non è possibile che anche tu non senta che è necessario in ogni momento, che il tuo atto in quel momento dovrebbe essere l'atto di ogni essere umano in quanto tale. E quindi perché, cioè, com'è possibile nell'era del relativismo, nell'era dell'emergenza, nell'era della guerra, la non violenza? Io credo che sia possibile in qualche modo, nello stesso modo, nella stessa modalità in cui è espresso dal poeta quando dice: è caduto il tetto, finalmente possiamo vedere le stelle. Allora, il tetto, ciò che ci proteggeva e ci protegge, deve, nella sua caduta, rivela il senso. Rivela il senso di ciò che stiamo cercando. Il diritto è caduto, il diritto deve vivere, dobbiamo costruire nuovo diritto, più alto, più forte, che abbia una relazione stretta sia con la coscienza, ma sia con la cultura, deve diventare parte della cultura. Quindi ci vuole una dimensione verticale
del diritto, perché veramente entri nel dialogo col diritto dell'uomo in quanto uomo, quindi un dialogo giusnaturalista che tenti di comprendere profondamente in che modo l'uomo è veramente uomo e non può essere toccato. E a mio avviso ci sono stati momenti della storia, della riflessione umana e del diritto in cui questo è stato toccato concretamente. Quando, l'ho detto più volte, in un certo momento della storia di 800 anni fa un sovrano disse: io non toccherò i vostri corpi. Significa, quello è il confine. Io posso essere il re più potente, ma per quanto io possa fare, vi riconosco il diritto che mai toccherò i vostri corpi, perché quello è il confine del mio potere. Ecco, ci sono stati momenti della storia che offrono una riflessione molto profonda, che in qualche modo trascende quel momento storico e che ci si offre come riflessione, come base di una riflessione orizzontale sull'adesso, su quello che è tra di noi, e quindi come costruire adesso tutto il nuovo diritto che serve a superare, a far sì che la relazione tra di noi non sia basata sull'emergenza e sulle emergenze stabilite dal potere. Il crollo del tetto ci dice che dobbiamo dare carne, incarnare quel tentativo. Non abbiamo risposte pronte. Questo, per esempio, ci siamo costituiti in CLN per essere una relazione, un insieme di neuroni, un intellettuale collettivo che possa costruire questa nuova comunità. Saremo presto davanti, e questo ve lo dico perché ho superato i miei 10 minuti, saremo presto di fronte di nuovo alle istituzioni, e di fronte alle istituzioni saremo di nuovo nudi nel nostro silenzio, vestiti del nostro essere uomini, essere coscienze, a domandare ciò che le istituzioni non vogliono sentirsi domandare. Questo è il problema. Le domande sono un grande problema per l'istituzione violenta e per il potere. Saremo lì a domandare, si chiama Duran Adam, uomo diritto. A volte l'abbiamo chiamato diritto umano. E saremo lì a domandare cosa diteci voi. Perché è vostro dovere, perché è vostro dovere che ci portate in guerra. Diteci voi come dovremo agire se e quando cadranno le bombe nucleari o vi saranno incidenti sul nostro territorio o su quelli vicini. Ce lo dovete dire, è un vostro dovere. Come risponderà a questa domanda il potere violento che non ha risposte? E in quel momento in cui il potere non ha risposta, la risposta sei tu. La risposta sei tu che incarni il diritto che sta nascendo, quello è un diritto alla verità, perché quello è un diritto alla vita. E ecco, tutto questo lo tenteremo insieme molto presto. Siamo pronti, siate pronti. Quel siate è un siamo. E siamo pronti a tutti quei momenti in cui dovremo fare delle cose così semplici, semplicemente stare di fronte a qualcosa e a qualcuno, semplicemente camminare, semplicemente dire no. Dobbiamo essere pronti. Non è più il momento del forse. Per nessuno di noi, ecco. Grazie. Grazie. Allora, ci avviamo alle conclusioni. Adesso facciamo un intervallo che credo che sia utile a restare svegli, non solo le raccomandazioni di Erminia, ma forse uno stacco ci farà bene. Dopodiché si apre il dibattito. Io ci ho tenuto particolarmente a tenere uno spazio di dibattito, non uno spazio di domandine, uno spazio in cui ci si confronta
in cui soprattutto chi non ha parlato fino adesso ed è stato ad ascoltare dica la sua, faccia quello che vuole, cioè domande, proposte, critiche, ci mandi anche pure al diavolo, ma voglio dire si attivi, in modo poi da arrivare a un minimo di mio intervento conclusivo per pensare anche a, come dire, come uscire di qui, insomma, come dare un futuro a questo incontro. Però poi ci sarà il video di Marco Guzzi, che spero molti si vorranno fermare a vedere, che però sarà proiettato all'interno perché si possa vedere, quindi dopo intervallino di un quarto d'ora circa e dibattito. Solo una cosa, volevo fare un saluto al professor Vanni Fraiese, che doveva essere oggi con noi, ha accettato gentilmente con grande disponibilità, dopodiché è rimasto bloccato per uno sciopero aeroportuale all'estero e quindi con rammarico all'ultimo ci ha comunicato che non poteva muoversi, quindi un caro saluto a lui da parte di tutti noi, il ringraziamento di esserci voluto essere e comunque l'appuntamento a una prossima occasione.